mezzo che è più cresciuto quest'anno e che sta crescendo di più è il monopattino. C'è un boom del monopattino assoluto, c'è un freno del car sharing e c'è un buon uso del bike sharing e anche un buon sviluppo dello scooter sharing elettrico. Less cars, meno macchine, è possibile, sarà possibile? Ma penso di sì, nel senso che c'è una tendenza, non solo in Italia, a usare la macchina di meno e in modo più efficiente. Gran parte del tempo le nostre auto sono ferme e bloccano, diciamo così, gli spazi. Questo vuol dire che l'auto non resterà centrale nella mobilità? Assolutamente no, l'auto resterà centrale nella mobilità, ma in modo diverso, più integrata anche con altri servizi a livello cittadino in primo luogo, ma poi anche con altri servizi, pensiamo alle ferrovie, per gli spostamenti di medio lunga distanza. Quali sono più le piccole e le grandi città che stanno cambiando il loro modo di vedere la micromobilità? Diciamo la guida, come si vede in Europa, sono le grandi città, però il dato nuovo è che si sta diffondendo anche nelle città di provincia, quindi ormai questa differenza non è più così netta come era all'inizio, soprattutto per la micromobilità. Per quanto riguarda le città italiane, abbiamo questa crescita di Milano per la bicicletta e la crescita di Roma, soprattutto per il monopattino, e stanno scalando le classifiche europee, quindi questo è un fenomeno visibile. Quali sono, secondo lei, Ministro, le difficoltà che dovranno affrontare appunto nei prossimi anni le città, parlando di mobilità, e come i cittadini potranno fare la loro parte, secondo lei? Da un lato la grande sfida è la decarbonizzazione, cioè la riduzione delle emissioni, con nuove città italiane che si sono impegnate ad accelerare, arrivare a una decarbonizzazione entro il 2030, e altre che sono un po' più esitanti. Credo che il grande cambiamento sia un cambiamento culturale, in primo luogo da parte degli individui, ma anche delle comunità, e dunque vedremo come questo cambiamento, che è più forte per i giovani, si muoverà nelle altre classi di età per cambiare la nostra mobilità verso una mobilità più sostenibile, ma è evidente che la qualità dei servizi, in particolare di trasporto pubblico, e l'integrazione tra questi servizi e gli altri servizi farà la differenza. Sicuramente i servizi di mobilità condivisa offrono un'opportunità per eliminare l'uso individuale del veicolo privato, in quanto rispondono innanzitutto a una domanda di mobilità sempre più frammentata, soprattutto nelle aree urbane e metropolitane. Il cosiddetto concetto di mobilità come servizio, mobility as a service, diciamo in inglese. Adesso nella maggior parte dei casi ogni servizio ha una sua piattaforma, una sua app. Ci sono già dei servizi che aggregano questa offerta e quindi si riesce a prenotare i diversi servizi da un unico aggregatore. Questi aggregatori nel tempo si evolveranno, ci offriranno una mappa nella quale noi potremo inserire il nostro punto di partenza e la destinazione, e ci diranno una serie di offerte. Qui troveremo tutte le possibilità che la città offre, quelle che elencavo prima, e la possibilità di poter acquistare quel servizio direttamente dall'app, ovviamente in maniera più semplice, e crediamo che questa semplicità di utilizzo invoglierà i cittadini ad utilizzare il servizio più conveniente da un punto di vista economico. Spesso il servizio più economico è anche quello più sostenibile ambientalmente.